Bentornati carissimi amici di Giorni di Storia, in quella sezione in cui parliamo di storia attraverso cose nuove. E qui il presentatore non è in grado di andare oltre. Il Dai. presentatore viene sommerso da un'ondata di Ah. commozione. Il presentatore ne ha avute due, vere, scala 1-1. L'altro presentatore ne ha provata una. E quindi Quindi facciamo così. facciamo così, questo è il... Allora, intanto Edizioni che cosa? edizioni Hachette. Bello. Questo qui. Dovrebbe venire fuori un modello spaventoso, enorme. Molto bellissimo. Di solito si è intorno ai 1000-1200 euro la somma dei vari fascicoli. È andato fuori fuoco, non me ne ero accorto, scusate. Col secondo volume, il volante e il sedile. Volante in pura plastica, però Se animato. vi abbonate, Ti in regalano una omaggio la sacca di... tazza, il raccoglitore dei fascicoli, i magneti e il portachiavi, se avete poi la C500 potete Ma in usare più, ti fanno la storia della 500. la chiave. Aspetta un attimo, facciamo Vai, vai, non velocemente è i vero, vari non è fascicoli, spese di scusate. spedizione, grazie, questo l'abbiamo già visto. Questo la mia copia in edicola e qui Il abbiamo. modello. Questo qui spiega come è fatto il modello, che Prego. già di suo deve essere bellissimo. Questo Di solito ci dovrebbe sono anche delle mani che fanno vedere la dimensione, ma in questo caso no. 500F, questa è la 500F, non dico la seconda versione, ma fondamentalmente è quella più diffusa, probabilmente, quella più basica nel senso in quel periodo. Non era stata una 500L e ha motorizzato come... È quella che è diventata la seconda auto. Per quasi tutti era la seconda auto. Le signore avevano questa Certo, qua. tenete presente che è lunga 40 centimetri, più o meno due spanne abbondanti, alta 19, larga 19. Vi leggo solo le Carina. caratteristiche, intanto che la guardate: sedili in similpelle, bicolore, con cuciture, luce, frecce e stop funzionanti, suono motore clacson, capote apribile, cofano apribile, cofano posteriore apribile, finestrini apribili, porte apribili, ruote anteriori sterzanti. Quindi qui vedete il serbatoio, che era anteriore. Tu ti ricordi che ne abbiamo fatta una in scala 1-1 dello Sì, stesso colore è vero, oltretutto? è vero, è vero, è Però vero, è erano vero. L, quella era lusso, la che abbiamo fatto Esatto. noi era una E qui L. niente, qualche immagine dal vivo. E a te ora, mentre io monto tutto questo Ah, ambaradan, ti però lascio. niente, perché qui ci dà le istruzioni per il montaggio, ci dà le istruzioni per il montaggio che è il pezzo che abbiamo, e quindi che tu procedi con queste istruzioni qui, e niente altro. Io contavo che facessero la storia della Come, non c'è 500. nessuna. No, io conto... Eccole qua. Ah, Queste qui ok. sono le prime 500 uscite, che erano così spartane che il pubblico le ha rifiutate, perché non avevano proprio niente. E allora le hanno migliorate un pochettino. Questa è la versione leggermente migliorata con qualche fregio, qualche piccolo fregio. Scusi un secondo, torno indietro perché non ho capito una Ah, cosa. No, questo miscuglio di ma qui ci istruzioni. No, mancano le parti, diciamo, riprendiamo, videiamo la costruzione oltre vabbè. che il No, non c'è. modello. Ah, no, sì, no, no, è più. Oh, cavolo. È un po' più complesso, non avevo visto Vitine. le. Eh sì, Ma non fa però. niente, non montiamo le vitine, noi facciamo vedere come verrebbe senza Va bene. vitine. Nel frattempo io mostro qualche foto della 500 che non è quella che stiamo montando, E perché mettono le foto di altri 500? perché loro fanno la storia di tutte le 500. Questa qui è la 500 quella, diciamo, sportiva. E poi i vari momenti in cui si è rinnovata. Però mette molto poco. Questo mi Questa stupisce perché pensavo ci fosse proprio in allegato un volume che no, parlasse. poco poco. Ecco, questo possiamo far vedere. Questa aveva le porte controvento, nel senso che anche se si aprivano il flusso del vento le richiudeva, o almeno non te la spalancava. Mentre queste qui hanno purtroppo, se apri la porta mentre stai andando, la porta si apre di 180 gradi e si gira dall'altra parte, danneggiando anche un po' le cerniere. E qui dopo un po' hanno smesso e semi vietato di farle. E basta. A me è capitato, invece, non che si aprisse la porta, mi è capitato che si aprisse il vano bagagli davanti. E quando si apre, si spiaccica contro il vetro. Ed è Bella, emozionante. bella è È un'emozione. emozionante. È meglio fermarsi. Questo Allora, ricordo con precisione. E questo è il musetto. guarda, qui addirittura i ganci per la chiusura del cofano.
funzionante. Quello è appunto che si era incasinato Esatto. Qui non si vede molto, è completamente in metà. Allora i fanali non sono fissati perché non ho un mini cacciavitino con cui fissarli dall'interno, però c'è anche il vetro. Vedi il Bello, vetro bello, rigato bello, 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 bello. all'interno e lo storico simbolo Qui andava il paraurti, sono sicuro. Qui andava la targa, per forza. Sì, nell'immagine non c'è, però Per evidentemente forza, sì, c'è la allora. targa e il paraurti cromato, diciamo. E completa deve essere un gran bel pezzo, quindi se qualcuno la sta facendo o la farà, ce lo faccia sapere, poi ci mettiamo d'accordo anche per avere qualche foto per vedere come gli è venuto. Eccolo qui, possiamo vedere come è venuto il tutto. L'immagine, questo è quello che abbiamo realizzato noi. Il frizzettino è sempre uguale, cambierà nella 500L, ma qui non abbiamo nessuna immagine della 500L, e sparirà quasi, diventerà quattro quadretti nella 500R, ma qui non abbiamo. Ecco, questo era quello successivo, diciamo. Ah. Bene, quindi Molto, molto piccolino. se usciranno altre cose di questo tipo, sicuramente ve le faremo vedere. Noi dobbiamo dare un consiglio ai modellisti. Dobbiamo dire, vale la pena di farlo o non vale la pena di farlo? È bello o non è bello? Costa Allora, troppo o costa troppo poco? Costa troppo poco? No. non ho capito quante uscite sono. Questo è fondamentale capirlo. Vediamo. Speriamo. Diciamo che, eccolo, la collezione è composta da 100 uscite e a parte le prime due costano 12 euro l'una. 100 per 12. 1200. 1300 euro Allora, 1200 euro in 2 anni, spalmati su 2 anni, quindi anche di più. Settimanale, sì, 2 anni circa, poi dipende se mantengono bene. Devi essere molto appassionato. Altri modelli di questo tipo così non ce ne sono. Obiettivamente, i modelli che fanno con i collezionabili sono belli. La battuta che faccio sempre è per 1200 euro, però me lo dai montato. Mi devo fare anche io il lavoro, ci metto la mano d'opera, fammi uno sconticino. Ecco, ho visto cose molto più grosse, la Vespa era molto bella, ho visto anche la Diana, la due cavalli era molto bella. non abbiamo C'è il fatto. Titanic che costa addirittura di più, però motori funzionanti, anche lì luci, comignolo che fuma veramente, basta mettere una goccettina d'olio dentro un bruciatore. Ci vuole una gran passione, il costo è impegnativo. Siamo sempre, appunto, adesso è uscito anche un gig in edicola, un robottone 6 su 600. Ci vuole molto passione, deve essere proprio la passione straordinaria. Il modello è sicuramente bello, l'assistenza c'è come sempre, un pezzo è rotto, non c'è, c'è sempre il cambio istantaneo del fascicolo e del pezzo. Ci vuole tanta passione. Li stanno facendo bene negli ultimi anni, però, devo dire. Quindi dipende dai gusti, dipende Come dalla cosa. Sì, qualità c'è, la qualità c'è, ci vuole tanta obiettivamente. passione. E con questo parere illustre, quasi Sì. illustre, salutiamo tutti i nostri amici di Briciole di Storia e tutti i modellisti, anche se, come dire, quelli più tradizionali storcono il naso perché loro fanno solo Questa è una plastica. catena di E montaggio, questa è una cosa un allora. po' strana, però è sempre bella. Va bene. Alla prossima.